No, sì, perché poi io ho una cosa eccezionale, vedrai, questo numero qui del Borghese che ho tirato fuori. Bene, bene, dopo ne parliamo. Ho visto che c'è una lettera che io ho mandato, la vado a fotocopiare, te la mando nella lettera che ti ho messo tutte le fotocopie, ci metto anche questa. Va bene. Che sono delle considerazioni degli anni 90 che ho mandato io al Borghese. Grazie, grazie, no, mi fa piacere. Ascolta. Qualcuno dei favoriti. Qualcuno mi ha detto qualcuno, ma che dovremmo salvare i sibariti in via di estinzione, ma io non ci posso fare niente, scusami, che ci vuoi salvare? Facessero loro, chi se ne frega. Appunto. Che si estinguono. No, partiamo da queste cose, anche da quel, dopo ti leggerò delle cose sorprendenti e eccezionali, dai. Ecco, poi io, da questo numero del Borghese, il 94. Il dopo Borghese, ci che partiamo e il 94. Tutto. Ecco, poi senti, io sono in attesa di notizie da frattazioni e preti o più su. Mi ha detto che forse qualcuno interviene. Speriamo. Va bene. Viene o sviene? No, dovrebbe venire. Vabbè, d'accordo, vabbè. Forse anche svenire. beh, insomma, non vedo l'ora che arriva la prossima primavera, così vado a fare una vacanza in convento. Sì, sì. Nelle suore terziarie di Bresanone. Sì. Tu dove vai? Quella da Calabria? Io dove vado? Che vado? Sono stato a Roma per 3 o 4 anni, impossibilitato a muovermi. Ma per la par condicio, nord e sud, sud e nord. Certo. Dal nord. Sono anni che non mi muovo da Roma. Appunto, visto che sono la più ospita, di mancanza di forze. Che tu lo faccia, scusa. Di qualcuno che invece porta, i miei nipoti vanno in giro per il mondo, i miei figli vanno in giro per il mondo. No, c'è bisogno della soluzione. Infatti mi hanno chiesto di essere assolti e assolveremo. Come no? I nostri compiti. Senti, una cosa volevo dirti. A proposito di queste ultime ore della cacciata, diciamo così, di Berlusconi dal Senato, non ti viene in mente di pensare a Enrico Mattei, Aldo Moro e Craxi? Beh, guarda, quelli lì li hanno ammazzati. E appunto, a lui non ammazzano, ma come se lo facessero. Li hanno ammazzati, a Berlusconi l'hanno risparmiato. Appunto. Ma queste sono tutte operazioni a double face. Sì. Lo vedremo nei tempi giusti. Ricordiamoci, guarda, io vorrei fare una sola riflessione su Berlusconi. Mm-hmm. Berlusconi non è un personaggio tenero come l'immagine che lui sta vendendo da tempo, no? Beh. Perché deve coprire giustamente l'immagine dei suoi programmi televisivi, che sono programmi televisivi leggeri, film accettabili, sì, consenso da parte delle persone anziane, eccetera, eccetera. Berlusconi è tutt'altro e Berlusconi non scherza, non ha mai scherzato e tantomeno scherza adesso. Allora, chiunque che ragioni, poi gli altri non sono capaci di capire niente, allora lasciamoli al loro destino. Allora, Berlusconi, quando i comunisti pensavano di avere in mano il potere, pensavano di vincere le elezioni, parlo nel dopo Craxi, sì, Berlusconi fece la sua discesa in campo e travolse i post-comunisti. Chiaro? È vero. Dopodiché c'è stato il cosiddetto ventennio berlusconiano, un ventennio liberista come tutti gli altri, con piccole varianti, con piccoli accorgimenti, piccoli giri di vite, nello spirito del sistema craxiano, che è quello di portare avanti un leggero socialismo sotto traccia, proprio anche della tradizione corporativa della Democrazia Cristiana. Mi riferisco alle politiche di
Moro, che era in tal senso sostenuto da Paolo VI, anche se Paolo VI poi aveva degli accordi con il mondo occidentale. Però anche lì bisogna distinguere un punto essenziale. Noi anzi facciamo queste interviste proprio per spiegare questi concetti. Paolo VI veniva dalla cultura della sinistra democristiana, essendo figlio di Montini, uno degli esponenti di spicco della sinistra cattolica, no? Quindi le istanze di carattere socialisteggiante, che poco comunque avevano a che fare con la dottrina sociale della Chiesa, la dottrina sociale della Chiesa era altra cosa, però Paolo VI era comunque propenso a una linea politica, diciamo pure, socialisteggiante. Non arrivava al punto di sostenere in toto la dottrina sociale della Chiesa, che era invece elemento portante di esponenti della Democrazia Cristiana come Fanfani. Esatto. Chiariamole queste cose. Per cui Paolo VI si è trovato dilacerato tra la politica estera del Vaticano, che è una cosa, la sua linea politica, che faceva parte della sua famiglia, dei gruppi politici di cui aveva fatto parte lui da prete e i suoi genitori prima di lui. È chiaro? Allora, chi conosce la storia dell'Italia, la storia del cattolicismo italiano, sa queste cose. Gli altri non sanno niente, finisce lì. Purtroppo, quando sì. Chiesero a Fanfani perché lui non aveva portato avanti quella linea politica di cui lui era stato a lungo promotore, tanto diciamo pure che Fanfani è stato all'origine del centro-sinistra, ci sarà una ragione, no? Oltretutto, Fanfani è stato a lungo professore di economia corporativa alla Cattolica di Milano. Però, quindi diciamo le cose, no? Allora, chi conosce le cose, chi non le conosce stia zitto, non rompi i coglioni. Quando chiesero a Fanfani, in una occasione in cui io proprio non mi trovai proprio lì, però mi venne di riflesso questa cosa, perché io mi chiedevo proprio all'epoca, mi chiedevo proprio queste cose, e avevo vissuto una situazione di incomprensione totale in un convegno indetto dall'organizzazione dei quadri, dove Fanfani disse delle dichiarazioni importantissime sulla necessità della collaborazione, della partecipazione diretta dei lavoratori, non solo, e in particolare dei quadri, sì, nelle aziende, e la maggioranza dei quadri che erano lì non avevano capito niente. Allora io applaudì e gli altri mi hanno seguito. Poi poco dopo lessi un'intervista a Fanfani che gli chiesero, dice, ma lei perché si è trovato in una situazione di stallo visto che il suo programma era chiaro? E lui rispose, ognuno la politica la fa con gli uomini che ha a disposizione. E allora ebbi la capacità di capire che gli uomini a disposizione di Fanfani erano ben pochi. Quelli che capivano veramente la linea politica di Fanfani erano pochi, e rientriamo nel vecchio discorso di Machiavelli, dove una delle frasi più interessanti di Machiavelli sono queste, è questa. Dice, è molto difficile proporre il nuovo nella società, perché chi ne sarebbe danneggiato capisce perfettamente il rischio e lo contrasta, e coloro che ne potrebbero essere avvantaggiati non capiscono un cazzo. Questo pari pari è quello che ha scritto Machiavelli. Insomma, intelligente Machiavelli. Questa frase di Machiavelli l'ho messo proprio come frase centrale di un mio opuscolo, eccetera. Quindi queste stanno, così stanno le cose. Capito? Certo. Allora noi ci troviamo adesso nella stessa situazione, con in più il fatto che mentre all'epoca fanfaniana c'era un margine di libertà notevole per la politica estera italiana, adesso no, ancorché non esistesse ancora una libertà di politica estera, però insomma c'era. C'era, sì, sì. Oggi no, oggi chi ci prova a uscire dai ranghi viene immediatamente colpito.
Infatti, Berlusconi è un esempio. È stato l'ultimo esempio. Esatto, l'ultimo esempio degli altri quattro prima. Esattamente. Allora, però qui sta subentrando un altro fattore, lo diciamo, anzi cogliamo l'occasione per dirlo. Di recente, proprio in concomitanza con la crisi epocale degli Stati Uniti d'America, che per dopo 200 anni di continua espansione si sono trovati a cominciare a restringere le loro linee e a ritirarsi disordinatamente dalle zone occupate, cosa avviene? Avviene una visita di Putin al Papa e avviene un Letta il quale firma degli accordi con Putin, accordi presumo di grande importanza, quindi c'è un riallineamento sì. della politica estera italiana verso l'Eurasia. Ricordiamoci bene queste cose, perché queste cose sono il frutto del fallimento della politica espansiva giudaico-americana. Fallimento definitivo. Beh, è fallito sì, perché il sistema è crollato ormai. Tra l'altro, ascolta, volevo aggiungere che sul sito di Chiesa c'è un articolo che accusa Israele di molestare la situazione anche del recente attentato all'ambasciata iraniana in Libano. È chiaro, è chiaro, ma ci vuole poco a capirlo. Israele in questo momento è in mezzo a una morsa. Come ne può uscire? È molto difficile poterlo immaginare, perché chi riconosce quei mascalzoni? Quelli sono dei mascalzoni. Cioè, non è che ci sia qualcuno lì che non sia un mascalzone, sono tutti mascalzoni. Allora questi possono fare di tutto. Beh, quello sì. Per salvare se stessi, per salvare il loro progetto, per continuare a rompere i coglioni, per continuare ad avere l'appoggio dei sauditi. Ma bisogna vedere fino a che punto i sauditi asseconderanno, perché basta che ci sia un piccolissimo colpo di Stato con la probabile e auspicabile distruzione dell'intera dinastia. Ricordiamoci che si tratta di una dinastia di svariati centinaia di figli e nipoti, li picchi tutti, li ammazzi tutti e finisce il discorso. È una dinastia che è nata grazie ai buoni uffizi di Lores d'Arabia, che fu lui che propose quella dinastia lì. Sì, sì, è vero. Per conto dell'Inghilterra. No, l'Inghilterra fregò la Francia a quell'epoca, perché mise in piedi la cosiddetta guerra del deserto con i sauditi e altri mascalzoni beduini, capito? Sempre, ricordati sempre quando piove nel deserto, nel Tukulistan scoperto, che non sappiamo quali erano le vere tendenze sessuali di Lores d'Arabia, grand'uomo, grand'uomo da tutti i punti di vista, solo che aveva un difetto, per cui quando lo fecero prigioniero, e lui lo racconta dettagliatamente, lo so. Quando i turchi lo fecero prigioniero, lo misero a disposizione delle brame del comandante dei turchi, magistralmente interpretato da quel grande attore che è stato Ferrer nel film Lores d'Arabia, e a quel punto nessuno si accorse di niente, proprio perché Lorenz assecondava. Che dici? Ma si dice che sia stato assassinato Lorenz d'Arabia. Allora, è vero? La sua morte è avuto, mi pare, nel 34, quando era in bicicletta. Sembra che lui si opponeva alla guerra contro la Germania. Sì, infatti. Che sapeva che la guerra contro la Germania, perché non era un cretino, aveva fatto la guerra e sapeva esattamente cosa significa, avrebbe determinato la fine dell'impero inglese. Infatti. Si opponeva. Ma si dice che aveva lanciato rapporti con Italo Balbo.
Sì, vabbè, adesso lì la porta a quei livelli lì ci stanno sì, sempre, sì. Quello è un personaggio eccezionale, no? Beh, certo. Una vera anguilla del deserto, io direi che proprio l'anguilla del deserto, questo svicolava tutte le parti, un personaggio... Sì, e poi, anzi, avvantaggiato da certe tendenze sessuali che lui aveva e che l'ha salvato nei momenti più opportuni, no? Capita a volte, no? Che succedono queste cose, soprattutto nel deserto. Soprattutto nel deserto. Quando piove nel deserto. Ecco perché i sibariti sono di origine desertica. Certo. Certo, Sibari, grande città. Grande tradizione culturale, con la K, culturale. La grande cultura della Magna Grecia. Vabbè, ma adesso, visto che siamo in vena sì. di frigolezze, non frigolezze. Beh, no, va avanti. Vediamo su questo eccezionale numero del borghese che sono andato a ritrovare tra i miei cartacei. Che anno è? Per fortuna conservo tutto, è del 94. 29 luglio 1994, anno 45esimo, numero 5. Ho capito. In questo numero c'è una cosa che i nostri amici saranno felici di conoscere. Benissimo. Perché vediamo. La storia... Nel suo letto finì il mondo. Dunque, anche Gian Agnelli, le confessioni della suora di... No. No, della suora, della nuora. Ah, della nuora di Churchill. Allora, guardate bene come gli avvenimenti di carattere sessuale, omosessuale, economico, finanziari e delle guerre si intrecciano in maniera eccezionale tra di loro. Ovviamente noi parliamo ai nostri amici e non credo che tra i nostri amici ci sia qualcuno che sappia di queste cose o se le ricordi. È bene che le conosca, perché la politica è fatta di queste cose. E poi anche. Mi dicono, ma Berlusconi, e Berlusconi faceva bene. Berlusconi faceva bene, capito? Se la faceva con la nipote di Mubarak, te credo, e faceva bene, oltretutto. Allora, attenzione, c'è molto da imparare. Questo è un articolo eccezionale del grande giornalista Corrado Pizzinelli. È quello famoso, se non vado errato, mi pare che sia proprio Pizzinelli, quello che ha scritto quel libro dedicato alle disavventure del fondatore della P2, relativo all'oro di Belgrado. Sì. Il libro intitolato La caverna del Sacrario, ne abbiamo parlato pochi giorni fa, sì. È appunto dove era inguattato l'oro dello Stato di Jugoslavia, no? Esatto. Di cui si impossessò con molta abilità tale Licio Gelli, no? Gran patron della P2. Esatto. Allora, dunque, anche Gianni Agnelli, le confessioni nella nuora di Churchill. Caspita, ammazza che nuora. Un giorno un amico, attenzione, leggi queste cose che sono importanti. Un giorno l'amico, imprenditore e uomo d'affari Cicogna, va a Torino per parlare con Gianni Agnelli. Entra nel suo ufficio, alla Fiat, e rimane allibito. Anita Ekberg è in piedi sullo scrittoio di Gianni, nuda. A Capri, sempre Agnelli, raggiunge con Pamela Churchill la villa dell'amico Rudy Crespi. Noi che abbiamo una certa età sappiamo chi era Rudy Crespi, un viveur, un ricchissimo, un viveur che all'epoca aveva una moglie eccezionale, bellissima. Dalla sua stanza Gianni, nudo com'è sua abitudine,
incita lei a venire a salutare il padrone di casa. Ah. Lei obbedisce. Va bene? Pamela Churchill, la nuora di Churchill. Mm-hmm. È nuda come loro. Però. Si siede sul letto, accavata le gambe, ride e chiacchiera. Questo è il vero nudismo, eh? Vedere. Lo sa anch'io, là. Mi sarei denudato subito. Rudy poi dice, è l'unica rossa naturale che abbia mai incontrato nella mia vita. Lei era rossa, la moglie del figlio di Churchill. Il figlio si chiama Randolph. Di aneddoti del genere è pieno il libro bomba di questo scorcio d'estate. È scomparso un paio di settimane fa negli Stati Uniti. No, è comparso. Si intitola Life of the Party, sottotitolo Biografia di Pamela Digby Churchill Hayward Harriman, cioè dell'attuale ambasciatore degli Stati Uniti in Francia. Cosa farà questa donna più nota nel jazz set internazionale come la cortigiana del secolo, davanti a questo libro che raccoglie e narra tutte le sue galanti e non imprese? Questo volume scandalo che traccia anche un suo ottimo e potabile profilo. Quindi abbiamo a che fare con la nuora di Churchill. Però. Allora, che ruolo ha la nuora di Churchill, di fronte alla quale la tanta decantata contessa di Castiglione, la quale aveva concesso a Napoleone III semplice, banalissima sveltina, che ruolo c'ha la nuora di Churchill nella storia e nella politica e nella vita di milioni di persone? Lo leggiamo qui, in modo tale che i nostri amici sappiano che la vita, la storia, la politica è un intreccio di cose piuttosto strane, che non sono quelle che vengono dette quando il prete fa il catechismo per la prima comunione, la cresima, capito? Sì, queste cose, certo, non sono prete, quelle. Il prete o la suora non le dice, le pensa. No, no, la dice, suora le dice, no, no, la suora le dice, il prete che non le dice, sia ben chiaro. Vabbè. Vabbè, allora, vai. Attenzione, nuora di Churchill, ben voluta, 21enne, con un figlio, vivendo con i suoceri, lei viveva con Churchill, a Downing Street, pranzando e cenando con loro, incontra e conosce subito tutti quelli che contano. Mm. Ci stiamo? Sì. E soprattutto i due inviati di Roosevelt, venuti a informarsi, siamo nel 1941, dei veri bisogni degli inglesi. Mi segui? Sì, ti seguo benissimo, vai. Uno è Winant, il nuovo ambasciatore USA in Gran Bretagna, al posto di Kennedy. Sappiamo che Kennedy era contrario alla guerra e quindi fu ritirato e riportato in America, dove comunque ebbe la possibilità di trafficare a lungo, creando le premesse per poi la conquista del potere da parte dei figli, no? E l'altro, certo, è Averell Harriman, un nome molto noto. E fra lei, da tempo in rotta col marito, ed Averell, sotto gli occhi di Winston Churchill e Clemmy, e cioè la moglie di Churchill, i suoceri che fingono di non vedere o capire, è subito idillio. La loro relazione, però, scrive Ogden, è allora strategica. È in ballo il destino della Gran Bretagna. Al governo di Sua Maestà non interessa solo fare conoscere agli USA i veri bisogni del paese e fare sì che tante richieste vengano accettate, ma anche sapere cosa gli americani dicono e come Washington reagisce.
Che gioco fa lo State Department, qual è quello di Roosevelt, eccetera. Ed è allora che Pamela impara a infischiarsi della gente, a decidere in fretta e da sola e a studiare, non Machiavelli, perché ne legge pochi libri, ma il Bridge. Impara a pensare e soprattutto a rimanere fredda. Infatti, tra il 53enne inviato speciale del presidente americano, Averell Harriman, un nome notissimo, e Pamela, appena 22enne, è protesa ad aiutare il suocero che vuole portare gli USA in guerra al fianco dell'Inghilterra, è lei quella che tiene la testa più a posto. Averell no. Max Beaverbrook, allora ministro dei rifornimenti, dice: nessuno è andato mai tanto lontano per tanto poco. Per Averell quel poco però, come capita a tutti gli innamorati, non è poco. Attenzione, cosa significa l'intreccio tra sesso e affari. Sì. Ed è anche importante quel poco. Come padrone di una grande linea ferroviaria, la Union Pacific, allora noi abbiamo tempo fa, qualche mese fa, abbiamo fatto un paio di interviste su chi sono quelli, chi erano e che continuano a rimanere quelli che gestivano queste ferrovie, fin dai tempi del vecchio West, in cui il più pulito non ha la rogna ma c'è una marea di cadaveri sulle segnate, sulle tacche delle pistole, quindi sappiamo perfettamente qual era la logica che muoveva Averell, sia a impossessarsi della femmina fuocosa, tra l'altro nuora di Churchill, sia a mettere in piedi una guerra con la Germania che avrebbe garantito soldi a palate semplicemente per i trasporti. Puoi immaginare? Come padrone di una grande linea ferroviaria, la Union Pacific pensa a quanto può guadagnare con tutti i trasporti che ci saranno da fare. Ti credo. Ecco chi decide i destini del mondo e la vita di tanti poveracci che, instillati di nazionalismo, di violenza o quant'altro, vanno a farsi ammazzare per i soldi di Averell Harriman, il quale poi se la fa con la 22enne nuora di Churchill, giusto? Rossa di capelli. Tutti sappiamo come andarono le cose. Finalmente gli USA entrano nella guerra. Churchill brinda, Pamela è felice. Di notte, attenzione, bellissima questa, di notte tra un bombardamento e un altro, una fuga in rifugio e un breve sonno, lei dice quello che vince è l'amore. Una battuta, non credo che ci sia in Inghilterra una donna che esca da un bombardamento aereo, virgo, intatta. Te credo anch'io, le bombe sulla testa, fammi fare una scopata, insomma, come minimo. No, mi è piaciuto! C'è una logica. C'è una logica di carattere appunto biologico, no? Dove stai per morire, tanto vale che fai un figlio, no? Mi pare giusto. Virgo intatta. Lo dice lei, io ci credo. Però non mi sarebbe dispiaciuto, visto il personaggio, essere anch'io ricoverato in uno di quei rifugi antiaerei, no? Direi di sì. Direi di sì. Allora. Il pericolo e il potere, si sa, sono grandi afrodisiaci. È verissimo. Averell, intanto, come Churchill dopo l'ingresso nel conflitto degli americani, sembra ringiovanire. Dura poco. Nell'ottobre 1943 sua moglie viene a saper tutto. Roosevelt lo salva nominandolo ambasciatore a Mosca. Ecco perché Averell Harriman va a fare l'ambasciatore a Mosca. Ecco le vere ragioni. Pamela piange e si dispera e
altrettanto rapidamente si consola col famoso giornalista e radiocronista Ed Marrow. Ora per i Churchill è diventata importante la propaganda americana. E tutto va avanti con un altro idilio, mentre Pamela aumenta il giro delle sue conoscenze, contatti, amicizie di cui tiene buona nota. Lei appartiene a una grande famiglia, ma sa cosa vuol dire stare coi Churchill a Downing Street, cioè sul tetto del mondo. Certo. Poi la guerra finisce e quando nel 1946 Churchill, sconfitto alle elezioni, se ne va, lei si ritrova senza lavoro. E qui vorrei fare una piccola obiezione. Un cretino, tempo fa, però un autentico cretino, che esaltava la democrazia inglese, Churchill, il grande democratico, scrisse, non ricordo più dove e come, dice prendiamo esempio da questa grande democrazia dove Churchill, pur avendo vinto la guerra, ha perso le elezioni, no? Sì, sì, sì. Ora, intanto Churchill, no? Non ha vinto la guerra, ma l'ha persa. Infatti. L'Inghilterra ha perso completamente il suo impero. Infatti. Poi, che Churchill abbia perso le elezioni, è logico. Gli inglesi sono rimasti senza una lira, poveri in canna, senza più impero, e volevi anche che fossero confermate, no? Eh sì. Fosse confermata il potere a Churchill da parte di un popolo che era stato depredato, defraudato, con la scusa di difendere chissà quale cosa, e che in realtà aveva perso l'intero impero. D'altro che queste cose però i liberal liberisti italiani, amici e succubi della cultura anglosassone, queste cose non le capiscono, perché sono no, stronzi. Non la capiscono, e molti fanno finta di non capirla per interessi propri. No, capisco che sono solo cretini. Da quello anche quello è un modo particolare, poi c'è anche questo. Esattamente. Cerci, sconfitto le elezioni, se ne va, lei si ritrova senza lavoro. E beh, ma lavoretto ce l'hai in ogni caso, no? Sì, ce l'ha, sembra... ce l'ha, oltretutto. Che farà? Si rivolge allora a Lord Beaverbrooks, che le ha dato una volta un assegno di 3.000 sterline per pagare un debito del marito. Domanda di questo giornalista, in cambio di un tête à tête, e io dico molto probabile. No, probabilissimo. E che l'aiuta subito, anche lui, come tutti gli uomini che contano, è pamelizzato. Ah. Lo sono anche Ali Khan e all'inizio anche Gianni Agnelli. I due si incontrano proprio nel 1946. Come la conosce, lui la invita a seguirlo a Capri. Pamela è nel pieno della sua bellezza ed è anche intelligente e mordace. Lui, il bellissimo Golden Boy, che si annoia sempre, tanto facilmente se ne accorge subito. Poi, ovviamente, abbiamo tutta una storia di relazioni in cui, ovviamente... Insomma, sta Pamela Cerci si dava da fare, Ma si dava da fare, ma quello che a noi interessa è che questa Pamela, moglie del figlio di Churchill, esatto, si desse da fare, non sarà né la prima né l'ultima. No. Fatto è che la politica che vive di queste cose. Ma guarda, anche recentemente, basta vedere le parlamentari di alcune parlamentari italiane, cioè le ultime, non so, Carfagna, Alza, insomma, sappiamo, no? Che... Allora, quelli che si scandalizzano sono ipocriti e cretini. Ignoranti, ipocriti e cretini, perché a livelli del potere il sesso è parte integrante. Infatti. Allora uno mi dice, sì, ma gli americani erano interessati a entrare in guerra, d'accordo, ma che una spintarella gli sia stata data dal rapporto intimamente molto, molto erotico tra l'ambasciatore degli Stati Uniti e la nuora di Churchill, assecondata da Winston e dalla moglie, e beh, mi sembra che questa spintarella è molto, ma molto più forte, e lo ripeto, del ruolo svolto della tanto chiacchierata contessa di Castiglione, che alla fine, tra le ire
gelose della moglie di Napoleone III, si fece fare una sveltina a Napoleone III durante niente o meno che un ballo. Qui invece è una relazione che è durata per molto tempo, non entriamo nel merito, perché dopo questa donna ha avuto una storia continuativa, si è riattaccata a queste persone, insomma è stata veramente una storia che è veramente finita con la morte dei protagonisti. Hai capito? Allora dico queste cose e lo ripeto perché non bisogna scandalizzarci, e quelli che si scandalizzano, a me mi scandalizzano perché sono dei cialtroni in malafede, capito? Questa è la cosa più importante. Allora tu accusi Berlusconi di farsela con qualche troietta, ma intanto bisogna vedere chi sono e se lui in qualche modo con queste qui favoreggiano, non si sa bene, di questa Ruby che era nipote di Mubarak. Beh, ma guardate che se per il tramite di una ragazzotta di questo tipo lui teneva dei contatti segreti con Mubarak, io dico che questa cosa è piuttosto interessante, dicono, no? Questa è una cosa a cui noi dobbiamo pensare. Sempre per rimanere nella questione, voglio far vedere alcune altre notizie di attualità, sì, perché devono servire. Ecco ad esempio cosa scrive qualche mese fa Avvenire, Mare dei Preti. Aspetta che si sfoca, schiavi del crimine per i minori stranieri esplode l'emergenza. Questa è una nostra piaga. Di questo genere. Schiavi del crimine, dice 163.815 i reati commessi dagli stranieri nei primi 7 mesi del 2012. No, Maria. 356.658 quelli attribuiti agli italiani. 10% le rapine compiute da minori. Ma questo è lo schiavismo, questa è una denuncia dello schiavismo impunemente portato avanti in Italia, in questa Italia democratica, eccoli qua. Purtroppo, qui andiamo a toccare i tasti, caro mio. Nessuno dice niente. E poi si lamenta se la gente ha nostalgia, ma per forza che ha nostalgia, ma per forza. Cioè, uno che, ma come si fa? Tratta di schiavi. La schiava è schiavismo nel vero senso della parola, e questa è una cosa. E poi questo è l'ultimo numero della pregevole rivista La Voce delle Voci, dalla quale voglio leggere un piccolo articolo, che è questo. Non lo vedo bene, scusa un attimo, fammi vedere. I paperoni d'oro di Banca Italia. Banca Italia. Questo è anche un... C'è da dire qua, allora, ce n'è da dire. Banca Italia deve beccare i soldi, Banca Italia è pubblica, che poi invece non lo è. Quando Banca Italia deve spartirsi le rapine tra i propri dirigenti, allora è privata. Allora, è bene che i nostri amici, queste cose, i nostri amici le devono sapere, le devono conoscere, se le devono ricordare al momento opportuno. No, quando avranno in mano questi dirigenti, mi auguro che possano averlo quanto prima. Non sappiamo se la Procura della Repubblica di Roma e la Procura Generale della Corte dei Conti, alle quali ad USBEF si è rivolta, archivieranno l'esposto, ma di fronte alle sofferenze di milioni di italiani, saccheggiati ed impoveriti da una crisi sistemica prodotta dall'avidità dei banchieri e dei loro distratti controllori, e a decine di migliaia di famiglie sfamate ogni giorno nelle mense della Caritas. Ricordiamo che la Caritas ha il nome del Vaticano, ma chi paga sono gli italiani, è lo Stato o i singoli comuni. Avevamo il dovere morale di denunciare una palese violazione alla circolare della Presidenza del Consiglio su usi ed abusi dei voli di Stato commessa dal Ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni. Oltre che se frega i soldi, abusa anche dei voli di Stato. Ma infatti, guarda, non è più nell'ultimo, perché... Ma guarda...
Santa ghigliottina, come c'è sempre bisogno. Santa ghigliottina, ma prima o poi arriva, stai tranquillo. Sarò un promotore, lo sono sempre stato, continuerò ad esserlo. Nei giorni scorsi Sacco Manni, invece di utilizzare un normale volo di linea per andare a Bruxelles, dove ha preso sonori schiaffi dal commissario europeo Olli Rehn, che ha bocciato la legge di stabilità, ha scelto una partenza comoda sul jet del 31esimo Stormo, addossando il relativo costo di circa 10.000 euro agli italiani. Bella roba. Che bravo Sacco Manni. Brutto bastardo. Nel Degra... Oh, questo è un articolo chiunque, io consiglio vivamente la lettura di questa importantissima rivista. No, che ma si continua ancora, la bella quelle facce di tolle che sono adesso. Hanno avuto esatto. La forza di dire che altri usavano i voli di Stato, eccetera, eccetera, e lo fanno ancora anche loro. A questo punto mi domando, ma i giudici, i magistrati dove sono? Che è qui che bisogna colpire. Sono tutti collusi. Sono appunto, tutti collusi, tutti lo sappiamo. Collusi, proprio così. Qui, e poi guarda, qui c'è guarda, una bella fotografia delle collusioni tra il ministro. Aspetta che non si vede perché mai dire sai. Con l'Igresti, con l'Igresti. Mai dire sai. Allora, nel degrado politico, etico e morale dell'Italia spiace rilevare che sono proprio gli uomini della Banca d'Italia a dare i peggiori esempi ai cittadini e alle famiglie saccheggiate dalle banche con il diretto concorso del controllore. Il governatore di Banca Italia, Ignazio Visco, che predica l'austerità e tagli a stipendi e pensioni miserabili, guadagna 41.333 euro al mese. Con la faccia mia. 496.000 euro l'anno, ben 121.000 euro in più del presidente BCE Mario Draghi. E su queste cose che bisogna, poveretto, bisogna Mario dircelo. Guadagnava di meno. Oh, piglia di più. Perché? Perché pigliano tutti di meno chi opera a livello europeo, dell'Unione Europea. È uscito di recente per i titoli, per le edizioni di quella veramente pregevole società editrice che ha pubblicato e continua a pubblicare vendendo anche nelle edicole libri di denuncia della situazione italiana di oggi, che si chiama Chiare Lettere, un libro intitolato L'ultimo comunista e dedicato alle vita e alle opere dell'attuale Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Ne consigliamo la lettura ai nostri amici. Bene. Tra l'altro, nel retro di copertina c'è una frase di Napolitano che lascia perplessi, cioè quelli che gli ingenui, a me non mi lascia perplesso per niente. Napolitano ha dichiarato tempo fa, ha detto questa frase, dice: in 6 anni che sono stato qui al Quirinale mi sono reso conto che il Presidente della Repubblica Italiana gode di una quantità enorme di privilegi che tutti gli altri capi di Stato del mondo non hanno. Infatti, ma non a caso costa 4, scusa, non a caso costa 4 volte di più la famiglia reale inglese, il Presidente della Repubblica. Ma infatti, ma allora, lì da dove viene la tradizione? La tradizione viene dal papato. Il Quirinale era la reggia del papa. Poi del re. E tutte quelle prebende, quelle regalie, quei furti, in nome di Cristo, di Cristo e al volo anche della Madonna, di meno che San Giuseppe. Derivano tutte, anche di San Gennaro, no? San Gennaro è un retaggio napoletano. Però derivano tutti di là, da quella sostanziale corruzione che ha rappresentato il potere dei papi. Un'associazione per delinquere basata sulla corruzione, questi sono i papi, e che si permetteva di dire siete di là i delinquenti, i papi lo uccidevano. Esempio ne siano Girolamo Savonarola e Giordano Bruno, dico due di migliaia, Giovanni Hus,
eccone un altro. Lutero stesso non si capisce come si sia riuscito a salvare. Accusava semplicemente la Chiesa di essere un branco di ladri, delinquenti e di truffatori. Andiamo avanti. Direttore generale, la nuova presidente, sì, benissimo, che ne riceve, Mario Draghi, 375.000 euro, 346.000 euro in più di Janet Yellen, la nuova presidente della Federal Reserve USA, che si ferma a 150.000 euro. Questi sono abissi feroci, incredibili, che devono essere sanati solo con l'olio alla ghigliottina. Bisogna utilizzare una ghigliottina ben oliata, metterci quello spray, no? Perché non ci deve essere la ruggine, capito? No. Deve scendere bella rapida, con il taglio netto. Il direttore generale Banca Italia, Salvatore Rossi, guadagna 37.500 euro al mese, 450.000 euro l'anno. I tre vicepresidenti generali, Fabio Panetta, Luigi Federico Signorini e Valeria Sannucci, 26.250 euro al mese, 315.000 euro l'anno, mentre un funzionario generale si porta a casa 130.000 euro l'anno. 10.833 euro al mese, che equivale allo stipendio annuo di milioni di giovani precari costretti a sputare sangue per vedersi rinnovare contratti trimestrali. Ma domanda e risposta di carattere storico. La storia dell'umanità è una storia di rapporti di forza e di violenza. Chi vince? Vince colui che è più violento, è più violento e distrugge il nemico. Punto e basta, abbiamo detto tante volte e continuiamo a dirlo. Se questi continuano a spendere buona parte delle loro energie girando come trottole alla ricerca di un posticino con quattro soldi, si meritano di stare così, invece di andarsi a prendere laddove ci sono. Giusto. Ok? Sì. I dirigenti della Banca d'Italia, passata dalla funzione monetaria alla funzione bibliotecaria, per propagandare, come si legge sul sito ufficiale, collezioni d'arte, mostre e claque organizzate per gli altri papaveri che vanno in visita nelle 58 filiali, sono 606, i funzionari 1449, i coadiutori 1317, gli altri dipendenti 3697. Il monte stipendi più oneri vari per il personale in servizio ha raggiunto nel 2012 quota 747 milioni di euro. Mentre pensioni ed indennità di fine rapporto nel 2012 sono costati 323 milioni di euro. Io di mio ci aggiungo una cosa, l'Italia è piena di stabili di proprietà della Banca d'Italia, è piena, solo a Roma sono intere città, sia alla periferia di Roma che dentro Roma, intere città. Palazzi su palazzi su palazzi e su palazzi. Infatti. E allora vuoi privatizzare qualcosa? Invece di andare a privatizzare ospizi, asili, scuole e quant'altro, comincia col privatizzare le proprietà immobiliari di Banca d'Italia, se sei onesto, se no sei un Letta qualsiasi, cioè un delinquente qualsiasi, un ladro degno di Alibaba. Questo è quanto. Bene, Giorgio. In media, ognuno dei 7.069 dipendenti di Palazzo Koch e delle 58 filiali sparse lungo l'Italia, sì, ci sono 58 filiali, ma Palazzo Koch è costituito in realtà da decine di stabili, da decine di palazzi, dentro c'è anche una caserma dei carabinieri. Addirittura. È costato alla contabilità 105.672 euro all'anno. Quindi,
ognuno dei 7.069 dipendenti diretti di Banca Italia costa a noi italiani 105.672 euro all'anno, ognuno di questi. Io me lo prenderei tutti, lo dico subito, se mi vogliono fermare per tempo mi fermassero, per il resto se capita l'occasione me li andrò a prendere. Sì, sì. E spero che altri italiani se li vadano a prendere invece di cianciare di questo e di quello, raccontare balle, è vero, e ancorarsi alle fesserie. Abbiamo detto delle cose che ritengo piuttosto importanti. No, certamente. E poi avremo altre cose da dire, perché veramente di queste riviste degli anni 90 ci fa capire che l'Italia è ferma a quel momento lì. Purtroppo. L'Italia è ferma al 90. Ecco, e purtroppo è ferma al 90, l'hai proprio detto, siamo indietro bloccati per questa faccenda che sappiamo. Esattamente. Intanto invito i nostri amici ad andare a visitare il sito di presstv.ir, cioè www.presstv.ir, perché ci sono notizie importanti. La Cina ha detto che se il prossimo aereo militare che entra nel suo spazio aereo non si annuncia questo aereo, lo batte giù. Perfetto, ecco. Aspettiamo con ansia. E vediamo. Ogni riferimento a quegli aerei che vengono dal suo oriente non è casuale, eh? Ecco. Non so. E intanto l'altra notizia. Non so. Ma ci auguriamo che butti giù anche gli aerei che buttano che mandano le scie chimiche, capito? Ah, quello! Quello sì. Quindi sono i primi. Sarebbero i primi, sì, speriamo che lo facciano. Speriamo, veramente. Ricordiamoci che l'URSS abbatté quel famoso U2, sì, che spiava, no, dalle stratosferiche, la Russia, tirò giù il pilota, un certo Powers, sì, il quale da buon americano ha subito cantato. Ha cantato, tutto. Ha suonato, sì, ha tutto, raccontato. Ha cantato al massimo proprio, anche di più di quello che gli hanno chiesto. Sì, sì, cioè, allora, di quello che gli chiesero. Sì, ha inventato. Bene, allora, dico che i russi da questo punto di vista non hanno una grande tradizione, ma i cinesi sì. Mm. I cinesi sanno come fare con i prigionieri. Ah sì, caspita, altro che, hanno imparato dai vietnamiti. Certo. E in padalò. Quella gente in casa. Infatti. Senti, ed è allora molto improbabile quei film di Cosoli, come si chiama? Come si chiama quei film di quello che andava, di quel personaggio italo-americano, quell'attore italo-americano? Rambo, che andava... Stallone. E poi è un Rimba, non è un Rambo, è un Rimba. Ah, ecco, si andava a liberare, capito? I prigionieri di guerra, sì, dei vietnamiti, col cazzo che liberava. Oh, Giorgio, niente, allora, alla prossima, adesso abbiamo fatto il... A presto, siamo qui pronti, abbiamo tante cose da dire, abbiamo, perché non credessero i nostri amici che noi non siamo informati. Ecco, il vero Dio, aspetta che lo dice bene, il vero Dio di Gesù. Ah, vabbè, ne parleremo anche di questo, siamo domani informati. Ne parleremo, dobbiamo parlare, sì, assolutamente. Sì. Va bene, sì, caro, ti saluto. E i nostri amici sapranno chi è il vero Dio di quel personaggio. Domani a parlarmi, domani la curiosità l'hai tetta, abbiamo parlato di fare questo libro qua. Alla domani allora. Ciao. Ciao, carissimo. Ti saluto. In attesa che i frati e i vescovi intervengono, io ti saluto. Sempre. Intanto, prima che intervengano, gli leggiamo chi è il vero Dio di Gesù. E poi magari ce l'hanno lì, chissà, speriamo bene. Ciao. Non si sa mai. A presto, ciao. Perché? Ciao. Perché c'è sempre una questione, eh? Beh, e se vuoi la soluzione, si attacca al cordone. Quello bacia, quello che è. Esattamente. A scelta, dipende da loro, mica da noi, è loro che devono decidere. Capito? Ok, a presto. Ciao Giorgio. Aspettiamo con ansia. Ciao, con ansia. Ciao.